Impostazione audio.
Buongiorno, mi sentite? Facciamo una prova? Perfetto, grazie. Sì. Sì. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, aspettiamo ovviamente ancora qualche minuto perché siete un po' in anticipo. Voi mi sentite? Io sento. Sì? Sì, molto bene. Sì, anch'io. Poi chiedo a tutti durante l'incontro di tenere, ma vedo che più o meno lo fate tutti, di tenere il muto invece di continuare a tenere la telecamera perché ci serve poi per la registrazione per i crediti, che sapete prevede che vi siano le telecamere accese. Mi sentite? Forte e chiaro. Oh, perfetto. Dovrei essere collegato allora. Sì, grazie Vicky. Non so cosa sia successo ogni volta, ogni volta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Se non sentite nulla è perché non stavamo parlando, eh? No, vedo dalla chat. Vedo ancora persone che si stanno collegando, aspettiamo alle 35 e poi cominciamo come gli svizzeri. Per chi avesse dei problemi col video dal PC, ci si può collegare anche dal telefono, come sapete, immagino. Così non avete il problema del video.
Benissimo, vedo siamo collegati in 170, 169, direi che possiamo iniziare perché non vorrei togliere tempo ai relatori. Benvenuti a tutti, mi spiace tantissimo questa modalità che ormai è diventata modalità ordinaria. Questo è un evento organizzato dalla Commissione Arte, Diritto e Letteratura, che è una commissione composta da avvocati con un focus sull'arte appunto e letteratura ovviamente collegata al diritto e da una parte ha quello l'obiettivo di portare noi avvocati ad avere nuove competenze anche in materia di arte, che comunque è un settore in espansione e che offre grandi opportunità. Quando parliamo di arte e di diritto parliamo anche ovviamente di editoria, parliamo di più ampi settori, però oggi tratteremo un tema che è quello della street art ed è quello del writing, sempre appunto orientato un'interpretazione anche di diritto, perché come avete avuto modo di vedere tra i nostri relatori abbiamo il piacere di avere la dottoressa Stolfi, che è una restauratrice, poi ne parleremo meglio quando le daremo la parola. E vedo che, scusate, voi sentite? Mi fate sicuramente? Sì. Okay, io sì. Molto bene. Quindi sì, è un problema soggettivo per chi non sente. Si sente. Sente molto bene. Perfetto, sono contenta. Quindi stavo dicendo, questo è un tema molto particolare, molto bello, che viviamo attraversando le nostre città. È un tema che sicuramente sarebbe stato più bello affrontare vedendoci fisicamente, perché arte è comunque emozione, ma sono certa che i relatori sapranno comunque trasmettervi quelle sensazioni sufficienti e necessarie per apprezzare ogni intervento. Questa commissione è composta da professionisti, dicevo, da avvocati con grandi competenze e tra i vari componenti abbiamo anche Domenico Melillo, che è uno street artist. In uno dei convegni che avevamo fatto a Natale, forse dell'anno scorso, in presenza, aveva anche invitato degli street artist che avevano regalato delle loro opere meravigliose, che io tengo una di queste sulla scrivania, dando appunto emozioni incredibili. Domenico, appunto, Melillo ci parlerà di quelle che sono le prime forme di valorizzazione istituzionale del writing e della street artist, dandoci modo di capire qual è la differenza, affrontando anche il tema della possibile musealizzazione dell'arte di questo tipo di arte. Del resto Picasso diceva che la pittura non è fatta per decorare gli appartamenti, quindi vediamo cosa ci racconta Melillo, a cui lascio subito la parola e non voglio togliere tempo. Domenico, ci sei?
Sì, si sente? Benissimo. Benissimo, buongiorno a tutti. Ho un problema purtroppo tecnico, non riesco a far partire la presentazione che mi sono preparato. Ho lavorato parecchio. Caricala sul desktop e aprila col desktop. Vai sì, su share screen. Vediamo se... Sulla freccettina verde che trovi in basso. Se tu l'hai aperta sul desktop del computer riesci a condividere. Bravissimo. Sì. Però devi aprire prima la tua presentazione. E che non si apre più. Non capisco, continua a dare nervo. Aprila prima di mettere share screen. Ok. Scusate, così diamo un po' di umanità a questi convegni. Intanto saluto Elisabetta Silva, che è una delle componenti di questa commissione meravigliosa, che è un po' che non vedo e quindi saluto con piacere. Ci sei, Domenico? Niente, non si apre, non capisco. Uno dei più moderni artisti sul mercato. Ma e tra l'altro questo è un Mac che ha un mese. Cioè, è piccolo. Ho scaricato un programma apposta, nuovo, l'ultimo aggiornamento di Keynote per farlo meglio possibile. Infatti e non riesci. Vediamo, è uscito un... apro, vediamo se... Devi aprirlo prima di condividerlo. Se qualcuno di voi presenti ha qualche suggerimento sul Mac, perché io non lavoro con Mac. Perché lo apre e lo chiude immediatamente. Diamo un credito aggiuntivo ai presenti che sono in grado di risolvere il problema tecnico. Purtroppo io non so come fare. Nessuno. No, mi dà un errore, continua a uscire questo errore e dice che non so cos'è, non ho idea. Ma non so, fino a io l'ho finito stanotte. Fino a stanotte. Vuoi provare a mandarlo a me e vediamo se riesco a condividerlo io? Magari, provo. È il Mac? No, io non ho il Mac appunto, magari io riesco a... Ti esce magari in PDF, perché sarebbe Keynote, sarebbe questa cosa. Domenico? Sì. Ciao Domenico, scusa. Mio marito ha il Mac, io sto usando il suo, e magari ti dice qualcosa lui? Sì, o sì. Anche se, cioè, se potessi mandartelo e farlo vedere. Click share. Click share. Sì. Click the green share button. Yeah. Show what's open on his screen. No, quando tu clicchi il verde share dovrebbero comparire tutti i documenti, però he cannot open that one. You can see it, but you can click share. Sì, tu lo vedi ma non riesci a aprirlo, giusto? Sì, lo apro, si apre un secondo e si richiude subito. It closes immediately. Which app is it? Che app è? Keynote. Ultimo aggiornamento. The last version. Apprezzate anche l'internazionalità dell'evento. No, volevo dare una mano, ma doesn't open. Forse è meglio mandarglielo allora. Lo mandi a Nadia, magari lo apre da là. Sì. I send now to you. No, mandalo a me. Ah, sì. Sì, perché io non sono sulla mia mail qua. Posso? Okay. Intendi, Cristina? Posso mandarlo a te? O no? Alla Nadia, perché io sono su un altro computer, non vedo la mia posta. Provo a mandarlo, però secondo me non si riesce. Siamo umani, signori, siamo umani. È incredibile. Uno certo che se vi rimettete a me sulla tecnologia siamo a posto, veramente abbiamo toccato il fondo. Domenico, dovresti convertirlo in un PDF, forse. Ma non me lo fa aprire, cioè non mi fa aprire il programma. No, prima, se tu ti scolleghi, lo converti, no? Me l'hai mandato, Domenico? Lo sto allegando, sì. Veloce però, facciamo vedere che siamo una commissione dinamica. Non me lo legge più. Niente? No, non... Vabbè, disegnerai con le parole. Caricare... Disegna con le parole. Guarda, lo sta caricando e dice che te lo manda, perché anche 32 mega, però te lo manda. Va bene, intanto se vuoi cominciare. Ok, allora, condividi con una persona, va bene. Dove siete? Vi ritrovo subito. Scusate tutti. Allora, buongiorno a tutti. Mi dispiace di questo inconveniente perché... L'avevo reso il più possibile accattivante per tenere su alto l'hype di questo incontro, ecco, perché anche a me, comunque mi sono accorto anche che ho fatto qualche lezione con i ragazzi universitari da qui,
e per me è molto difficile avere, cioè, questa distanza dai ragazzi, anche perché sono abituato ad andare incontro alle persone, quindi anche in questo caso mi sarebbe piaciuto vedervi tutti, vabbè, e procediamo in questo modo. Comunque, a parte questa presentazione, vediamo se poi se Nadia riuscirà a fare qualcosa. Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Domenico Melillo e sono prima di tutto, vabbè, qui sono un avvocato e sono della commissione e diritto arte e letteratura, poi sono un writer dal 1993 e poi sono diventato nel senso, la vita mi ha portato a fare delle scelte più artistiche, quindi sarei inquadrato da altri come urban artist, come street artist, insomma, definizione che non so quanto mi vesta bene, però più o meno indica quello che faccio, cioè io ancora oggi dipingo muri, realizzo opere in strada prevalentemente e quello è la maggior parte del mio lavoro come artista, ecco. Poi però mi occupo anche di altri tipi di collaborazioni artistiche, quindi illustrazioni piuttosto che mostre, piuttosto che altri concept. Invece come avvocato ho concentrato la mia attività nel tempo un po' per un incrocio misterioso tra i percorsi, un po' non so, perché mi piace, insomma, sul discorso street art, sul discorso writing. E io ritengo che questo tema sia molto interessante della musealizzazione, perché tocca qualcosa, tocca delle corde che sono sempre aperte. Stanotte mi sono guardato Style Wars, che è un bellissimo documentario dei primi anni 80, girato a New York, nel Bronx, ed è un... Se avete YouTube sotto mano, o comunque se volete prenderne nota, Style Wars è un film molto importante per il movimento e farebbe capire anche un sacco di discorsi a chi si approccia al tema street art, perché capirebbe che tutto quello di cui stiamo parlando oggi è già un tema che è stato sviluppato molti anni prima in America. E se non si parlava di street art, si parlava di writing, ma i temi, le tematiche erano lo stesso. Imbrattamento, vandalismo, arte, gallerie, possibile musealizzare l'arte di strada nelle gallerie. È un tema che ha sempre interessato tutti. Mi colpiva che uno degli agenti dell'MTA, della Metropolitan Transport Authority di New York, parlando con il documentarista che stava girando appunto Style Wars, gli disse che io non sono un esperto d'arte, però questa non mi sembra assolutamente arte. Mi sembrano quegli scarabocchi con le scritte che non si capiscono sulle metropolitane. Secondo voi hanno un significato artistico? Secondo me no, sono un crimine. E quindi da lì si sviluppa tutto un tema, andando direttamente incontro a questi ragazzi che fanno questo tipo di attività. Allora, nel 1971 è per la prima volta che il writing suscita un forte interesse mediatico, perché abbiamo questo fattorino greco di nome Demetrius che durante i suoi turni di lavoro incomincia a segnare ovunque, a New York, sui muri, sulle caselle postali, e dove gli capita col pennarello questa propria scritta, Tacchi 183. Non è il primo writer, ecco, ce n'erano stati molti in passato, anzi, tra l'altro questa abitudine è nata dalle gang, e poi se vogliamo risalire ancora prima, dai soldati americani negli anni 40, e quando incominciò ad affermarsi invece questa forma di scritta in giro, non era più una scritta con un significato politico, non era una scritta con un significato di gang, di gruppo, era una scritta che era declinata all'autoaffermazione. Tacchi 183 fu il primo writer intervistato da un giornale molto famoso, quindi il New York Times gli chiese perché scrivi Tacchi 183 continuamente, e lui disse che era semplicemente la ripetizione della sua firma ed era rivolto a farsi conoscere il più possibile nell'ambiente dei writing e nel suo giro, e lo faceva per se stesso, non lo faceva per gli altri. Questo sintetizza in poche parole quello che è l'anima di un writer. Cioè, il writer non sta agendo in strada perché deve sovvertire per forza il sistema o deve fare delle battaglie politiche. Prescinde da tutto questo, il writing nasce come autoaffermazione,
Quindi i contesti in cui si afferma sono i contesti proprio in cui i ragazzi e le persone che cominciano a farlo trovano meno spazio proprio per affermare il proprio io e non trovano contesti idonei dove poter sfogare le proprie capacità e le proprie propensioni. Poi magari vi chiederete perché ho iniziato anche a farlo io. Beh, ci saranno delle spiegazioni di questo genere, tipo. E nel dicembre del 1972, un giovane studente di sociologia del City College fonda la YUGA, che è United Graffiti Artist, è un collettivo in cui entrano a far parte alcuni dei più noti esponenti della prima generazione di writer. E quindi abbiamo Phase 2 o Coco 144. Phase 2 è un writer che ha segnato l'evoluzione del writing mondiale e infatti avevo preparato anche una bella carrellata di foto, fa niente, e aveva lasciato anche un bellissimo lavoro a Milano, e in realtà a Milano esiste ancora un suo lavoro, perché se andate al Museo della Scienza e della Tecnica, nel giardino, fuori dopo che c'è il parco delle locomotive, ci sono dei muri dove era stata fatta un'iniziativa, se non vado errando, nel 1995, in cui c'erano anche alcuni writer milanesi, Graffio Calù, poi c'era Teatro, poi c'era Flycat. E c'è anche un intervento di Phase 2, di cui magari Elena magari sarà anche pensando già a ristrutturarlo, non lo so se ci sono qualcosa del genere, ma spero che ci pensi, perché l'unico altro intervento che c'era di Phase 2 a Milano era in strada ed è stato cancellato. E a parte questo, a questa United Graffiti Artist incominciano ad organizzare delle mostre, e nel settembre 90 del 73 c'è la mostra più evidente di questo periodo, che è la Razor Gallery, e viene accreditata come la prima rassegna di graffiti in una galleria d'arte. In questo contesto specifico le opere incominciano a valere addirittura tra $300 e $3,000, che all'epoca è una bella sommetta, insomma. E molti dei writers che nel frattempo trovavano esclusione da parte dell'MTA, che rinforzava sempre le barriere contro di loro, perché non dimentichiamoci che da una lotta iniziale in cui venivano semplicemente inseguiti i writers, successivamente furono intorno alla zona dove entravano a New York, vennero messi dei veri muri di cemento doppi, con in mezzo i cani che passavano e le cortine di ferro, ben attrezzate per punirle a dovere nel caso in cui avessero provato ad entrare. I writers quindi si vedono da un lato inseguiti e puniti, e dall'altro però, entrando in gallerie, vedono che con un minimo sforzo, riproducendo quello che loro fanno su muro, gli arrivano dei soldi. E come si vede benissimo anche nei discorsi che escono in quel documentario che vi ho citato prima, Style Wars, non è semplicemente una questione di musealizzazione dell'opera di strada, ma quando manca di che vivere, la persona, se trova la strada più facile per farlo, ecco, non è che lo disdegna, ecco. Quindi siamo umani e abbiamo delle esigenze umane. Questi writer, che erano per lo più da persone comunque della prima, seconda generazione di immigrati in America, in un ghetto che negli anni 70 era diventato simbolo mondiale del ghetto, quindi per antonomasia la periferia pericolosa. Infatti il numero di crimini nel Bronx era superiore in media in qualsiasi altro punto d'America. Perché? Perché era stato volutamente ghettizzato e si erano riuniti parte, strati della popolazione in realtà diverse tra di loro, riunendoli in casermoni popolari dove naturalmente erano scattate le dinamiche di affermazione delle gang. Quindi i writers si ribellano anche a queste formazioni delle gang e cercano un escamotage per affermare sì se stessi, però anche stare lontani dalla violenza e da quel principio territoriale che avevano affermato i primi di loro. E le Jam, infatti, sono la prima espressione di questa autopromozione, autoaffermazione, riunione e soprattutto esternazione di quei principi che sono alla base dell'hip hop, cioè la fratellanza, il rispetto, il divertirsi insieme. E queste esternazioni si fanno tramite le quattro discipline che fanno parte dell'hip hop, che sono il writing, appunto,
la scrittura, il lamsing, che è l'improvvisazione del cantare in rima su un beat, il DJing, che rappresenta lo screcciare di un disco su un disco, e il b-boying, che rappresenta l'arte di ballare. Crazy Legs ci dice che lui non sa nemmeno come inventa i suoi passi. Non sono ballerini che escono dall'accademia, non studiano come ballare, ma si inventano come ballare. Le loro improvvisazioni vengono dalla competizione. Si mettono l'uno di fronte all'altro, le crew si sfidano, la Rocksteady Crew diventa la crew più famosa in America di breaking. Ma perché? Non perché hanno studiato per diventare, ma perché si sono autoaffermati in strada tramite le competizioni, tramite le jam, e poi successivamente entrano nei canali più commerciali. Questa è la stessa cosa che avviene nell'altra disciplina, cioè nel writing. Il writing è basato essenzialmente, per chi di voi non lo sapesse, però lo dico per chiarezza, lo saprete già, l'avrete sentito, è basato sul lettering, quindi è un preciso codice stilistico. Il lettering è l'evoluzione calligrafica e stilistica delle lettere che compongono la tag del writer. La tag del writer è il nome di battaglia che il writer sceglie per andare in strada, perché non può andare troppo con nome e cognome. Per me è una cosa fondamentale capire che il lettering è la base del writing, perché spesso inequivocabilmente continuo a sentire discorsi che confondono street art e writing, e dicono che i writers sono imbrattatori e gli street artist sono gli artisti, perché gli street artist disegnerebbero in giro dei disegni che piacciono e i writers invece fanno script. Allora dovrebbero dirmi perché Fontana è più artista di un altro artista del 1300 che adesso magari non vale più niente, perché parlando con un advisor piuttosto preparata mi diceva che ci sono pezzi, mi diceva adesso ci sono lavori del 1300 che tu te li compri con quattro spiccioli, però ci sono artisti contemporanei come Banksy che valgono mille volte di più. Allora cos'è che decide cosa sia arte e cosa non lo sia? Il principio è chiaro, che quando qualcosa deve diventare arte si muove tutta una massa di interessi economici, commerciali, e quindi cominciano ad esserci dichiarazioni da parte di curatori, gallerie che espongono, libri che escono, e ce ne stiamo accorgendo bene sul settore street art. D'altronde non c'è un settore artistico nella storia che abbia avuto così tante pubblicazioni e così tanto una rete così fitta di interessi come sta creando la street art in questo momento. È l'unica forma d'arte contemporanea in continua ascesa. Non è il tipo di arte contemporanea che riesce a monetizzare di più, ma lo sta diventando. E poi se pensiamo che East e Banksy sono molto vicini, o alcuni pensano che sia la stessa persona, io vi dico di no, però e lavorano in un contesto che proviene dalla stessa territorialità, ci rendiamo bene conto che la street art non è a secco oggi di concetti dell'arte contemporanea, soprattutto non è a secco di concetti del sistema capitalistico commerciale. Invece come è nato il writing è un concetto molto diverso, è la spontaneità della strada che si è fatta firma, è stata portata avanti da ragazzi che interessi commerciali non ne avevano. Però nel momento in cui alcuni di loro hanno avuto la possibilità, questa possibilità è stata sfruttata. E lì abbiamo detto che c'è stata una delle prime mostre. Queste mostre non sono finite là, naturalmente, e ci sono state altre mostre piuttosto significative. C'era Fashion Moda, e poi ci sono stati i primi tour dei writers più conosciuti, tra cui lì Freddy Fab Five e le persone che sono sbarcate qua in Europa attraverso la prima mostra che è stata fatta nel 79 a Roma. Adesso non mi ricordo, mi sembra la galleria si chiamava La Medusa, se non sbaglio, e fu il primo anno in cui ufficialmente il writing sbarcò in Europa, tramite l'Olanda e tramite l'Italia. Quindi ebbene sì, l'Italia a volte è avanti su certi settori, si è esportato questa modalità, questo percorso espressivo, facendolo diventare di dominio pubblico alla portata di tutti. A dire il vero non sono le gallerie hanno introdotto, ma non sono le gallerie che hanno portato il linguaggio, l'hanno trasformato
in modo comune. Naturalmente sono sempre le cose più semplici, ecco. Quindi quelli della mia generazione, anni 80, si ricorda che da piccoli con gli Uniposca scrivevamo sugli astucci il nostro nome in doppietto, li coloravamo dentro. Tutta quella forma, ecco, tutto quel colore e quel modo di operare scrivendo il proprio nome ci veniva trasmesso inconsapevolmente proprio dal mondo del writing, ma non perché conoscessimo il writing, ma perché conoscevamo già il merchandising del writing, avevamo già visto le magliette che erano fatte a spray, avevamo già visto dei lavori di Phase 2 trasformati in qualche altro modo dalla Nike e avevamo già percepito che quello era un linguaggio, un modo espressivo in cui potevamo identificarci. Però non tutti di noi avevano compreso cosa potesse essere il writing, ancora come oggi praticamente. Direi che in questa evoluzione nel tempo c'è una costante che è ininterrotta, cioè che il writing continua a mantenere una propria radice basata sull'illegalità e questa illegalità è inalienabile, diremmo, come operatori del diritto. Cioè, se lo diciamo in altre parole, è rinunciabile, è un fondamentale. L'altro giorno, adesso sto difendendo questo ragazzo che ha finito su tutte le cronache, Geco di Roma, e mi vengono a chiedere perché continuo a fare l'illegale. Cioè, la risposta è ovvia, il DNA di quello che il writing è l'illegalità. Togli l'illegalità, togli il writing. Tolgo le ruote alla macchina, la macchina non va più avanti. E tolgo il supporto al writing e tolgo il senso di quello che sto facendo. Non dimentichiamoci che il writing si è evoluto sui mezzi pubblici, mezzi di trasporto. Negli anni 70, appunto, quando parlavamo di MTA, lo scontro tra la Metropolitan Authority di New York e i writers che ci dipingevano sopra, era acerrimo, erano acerrimi nemici, il sindaco aveva giurato che li avrebbe fermati, aveva addirittura soldato, non so se vi ricordate, saranno famosi, gli eroidi saranno famosi, e la sua ragazza di allora fece uno spot in televisione per dire che fare graffiti era da stupidi, che loro avevano fatto l'accademia e stavano diventando persone di successo impegnandosi ogni giorno a ballare. Naturalmente alcuni writers bruciarono i manifesti con la faccia di Leroy, altri ci taggarono semplicemente sopra. A me fa molto ridere perché comunque è una vignetta in questa storia. Certo è che più si alzava l'asticella del confronto e più invogliava i writers a diventare più aggressivi e più invadenti. Adesso vi faccio un parallelo con quello che avviene oggi. Oggi nel contesto nostro, ecco, partiamo da Milano, perché Milano è diventata caposcuola in questo settore, nel diritto penale italiano e nel sistema purtroppo repressivo del mondo del writing. Tramite un accordo che è stato siglato tra la Procura di Milano e il Comune di Milano per la creazione di un nucleo appositamente preposto alla repressione del graffiti writing, nucleo decoro urbano, si è applicata anche con metodiche assolutamente moderne, ispirate tutte alla digital forensics, una serie di operazioni in stile antiterrorismo contro i writers. Negli anni prima dell'Expo 2015 e fino ad oggi, anche se è un po' diminuito il livello di allarme sociale, sono state effettuate irruzioni a casa dei writers, perquisizioni continue, sequestro di materiale informatico, dal sequestro di materiale informatico la predisposizione di incroci dei dati che derivano dal sequestro della corrispondenza WhatsApp e la geolocalizzazione dei writers tramite le celle telefoniche. In questo modo, incrociandoli con le denunce già acquisite degli operatori che si occupano delle ferrovie o dei tram, o altre denunce di privati sui muri di Milano, si è risalito quindi alla commissione di determinate condotte. Quindi abbiamo assistito proprio ad un'invasione dell'investigazione informatica in questo settore e incredibilmente questo reato, l'articolo 639, che comunque dal codice penale esiste dal codice Rocco 1930, quindi non ha avuto questa grandissima applicazione in nome del tipo di repressione che era destinata a compiere, cioè quella delle affissioni abusive, delle scritte politiche elettorali che andavano comparendo in giro negli anni passati. In realtà è diventata una norma
idonea a punire il writing nel momento in cui è stata riformata ed è stato inserito anche il meccanismo della procedibilità d'ufficio. Questo sistema repressivo adesso è stato esportato in altre città, quindi il nucleo decoro urbano che porta avanti questo tipo di indagini ha riprodotto il modello preparando persone di altri nuclei, quindi mi arrivano assistiti da Bolzano o da Palermo e hanno lo stesso modus nelle CNR, desumo che c'è lo stesso modus operandi, e poi vabbè, facendo due domande anche agli organi preposti si viene a sapere che tutte le persone si coordinano sempre con Milano, cioè Milano ha inaugurato questa modalità, e quindi questi processi che sarebbero sembrati i più banali, reati bagatellari, in realtà sono diventati anche dei processi molto interessanti. Quindi io li vedo assolutamente dal punto di vista del diritto, dal punto di vista penalistico, azzeccati per chi voglia mettere in gioco tutte le sue competenze, in quanto c'è un discorso propriamente sempre da valorizzare sull'aspetto sia sull'aspetto oggettivo del reato, quindi la consumazione e tutti gli estremi, ma soprattutto anche sul punto di vista soggettivo. Perché? Perché dico questo perché il lato psicologico della vicenda è per me fondamentale, non solo per il diritto penale, naturalmente, per l'accertamento della responsabilità del reo, ma perché? Perché quando si parla di writing stiamo dicendo di persone che non hanno necessariamente quell'intento che sottende alla norma, quel dolo generale era rappresentazione e volizione di imbrattare, insudiciare, insozzare quella superficie. Ho sempre sostenuto che scrivere su un mezzo o scrivere su un muro una tag o una evoluzione della tag, perché il lettering è evoluzione, e il true up, che sono quelle lettere bubble, quelle gonfie, quelle che facevamo anche sull'astuccio o sul diario, anche quello è un'evoluzione del lettering, quindi presuppone una ricerca. Ho sempre affermato che secondo me non costituisce un imbrattamento. Nel momento in cui il writer va a realizzare quel lettering, non ha la volizione di insudiciare, rovinare quella superficie, ma nella sua mente lui ha un intento, non dico artistico e non necessariamente abbellitivo, ma spesso è migliorativo della parete. Questo va a cozzare con un principio fondamentale, mi rendo conto, perché qui abbiamo in gioco il principio costituzionale della libertà di espressione, da un lato, e abbiamo però l'articolo 42 che ci ricorda che la proprietà privata è un principio cardine, assoluto, inviolabile del nostro ordinamento. Però, attenzione, se dobbiamo trovare il punto in cui esiste un equilibrio, perché noi sappiamo che con i principi della Costituzione dobbiamo sempre trovare il punto di equilibrio tra le norme. In questo punto di contatto non si riesce esattamente a stabilire dei crismi sicuri, degli aspetti certi per i quali si possa identificare cosa sia e cosa non sia imbrattamento. E questo lo vediamo proprio nella giurisprudenza dei giudici. Nel 2012 il dottor Giordano, dell'allora decima penale di Milano, non me lo ricordo, Nadia se lo ricorderà sicuramente, e mi accolse la tesi che io sostenevo, appunto questa che vi ho appena specificato, e disse che effettivamente scrivere, fare un true up non era imbrattamento, perché gli autori non avevano nessuna volontà di imbrattare, anzi nella loro convinzione potevano migliorare con delle scritte quel muro che era precedentemente imbrattato con altre scritte, perché loro nello stile del writing migliorano, quindi volevano fare una scritta più bella dell'altra. E mi ricordo che nell'esame uno degli imputati, su richiesta del giudice, il giudice gli aveva detto: ma perché lei copre le scritte di un altro? E diceva: perché se io sono più bravo, e questa è la logica del writer, se io sono più bravo mi sento autorizzato a coprire quello che è meno bravo, ed è la meritocrazia del writing. Ma se io sono meno bravo non vado a coprire un king, cioè un toy, in gergo l'ultimo dei writers, quello che non è capace, non andrebbe mai a coprire un king, ma un king può andarlo a coprire benissimo, perché il suo stile è riconosciuto e già affermato di un livello superiore, e quindi succede di sovrapporsi sull'altro stile.
Il giudice nel 2012 aveva riconosciuto questo principio e così è diventata la prima sentenza in Italia a riconoscere nel merito l'artisticità del writing in contesto illegale, quindi realizzato in un contesto illegale, con assoluzione piena degli imputati. Parallelo, in America esiste questo riconoscimento. Abbiamo una folta giurisprudenza, ecco, però sicuramente un caso che di cui avremmo sentito parlare, o se non ne abbiamo sentito parlare ve ne parlo subito, è quello del Five Points, che tra l'altro è arrivato ad epilogo giusto adesso, no? Cristina, da poco, ecco, solo che è andato non si è sentito perché è soffocato dal tema del Covid. È iniziato nel 2017. Allora, cos'è il Five Points? Il Five Points è una costruzione. Io non so se posso fare lo share screen e navigare un po' in internet e farvi vedere delle cose, così almeno vediamo. Sì, Domenico, scusa, ne approfitto. Sì. Abbiamo perso un po' di tempo, quindi regolati poi per il tempo per le, sì, le altre. Sì, scusate, adesso visto che sono. Dammi un limite così, perché io sono senza limiti. Sono in questo io direi di lasciare, cioè, non so, ancora 6 minuti. Va bene, ok, 6 minuti e concludo. Il Five Points è diventata la mecca dei graffiti. Si trova a New York, nel South Bronx. E adesso vi avrei detto pure la strada specifica, ma adesso non me la ricordo, però se andate a trovare in rete era un edificio completamente ricoperto di graffiti, si poteva andare a dipingere chiedendo l'autorizzazione, giù c'era un gestore, gli dovevi lasciare il bozzetto, alcuni miei amici sono andati, io non ci sono mai stato di persona, però ne avevo sempre sentito parlare negli anni 90. E ad un certo punto la famiglia proprietaria del Five Points decide che devono tirare giù il Five Points e inizia una propaganda da parte degli artisti del Five Points che diventa anche mondiale per non far tirare giù questo edificio, però ad un certo punto una notte viene imbiancato completamente e senza alcun tipo di preavviso. A quel punto gli artisti decidono di rivolgersi al giudice, però il giudice non accoglie la loro domanda, giusto Cristina? Non accoglie in prima istanza la loro domanda perché riconosce il pieno diritto del proprietario di poter cancellare, però loro quello che chiedono è che l'applicazione del Visual Rights Act VARA americano, in nome del quale avrebbero dovuto essere preavvisati almeno 90 giorni prima della cancellazione in modo da poter documentare, archiviare, fotografare, semmai staccare i loro interventi. Invece questo preavviso non è stato fatto nei termini. In primo grado, con l'applicazione del VARA, il giudice quindi riconosce la lesione dei diritti dei writers e condanna i proprietari dello stabile ad un risarcimento, peraltro piuttosto ingente, a favore dei writers. Viene impugnata in appello davanti sempre alla Corte federale di New York, che è la seconda più importante dopo quella di Washington in America, e lo stesso viene confermata la sentenza di primo grado e il giudice afferma un principio molto importante, ossia che la paternità, il diritto d'autore degli artisti non può essere violato anche nel campo dei graffiti, perché il writing, l'espressione del writing e dei graffiti rappresenta un'espressione artistica. Quindi c'è quel parallelo che da noi, se vogliamo, è stato affermato nella sentenza però di diritto penale, perché nel nostro ordinamento sentenze di diritto civile in questo campo non abbiamo, vabbè, a parte il caso di un altro mio assistito, Marco Kewan, tra l'altro un grande amico, però non, è un caso completamente difforme, che non si occupa del diritto d'autore di questo tipo, ma di tele, parliamo di tele. La sentenza poi è stata impugnata nuovamente e la Corte Suprema di Washington
ad ottobre del 2020 ha decretato ufficialmente, dichiarando inammissibile il ricorso dei proprietari dello stabile, la vittoria dei Brighters, che così hanno avuto un risarcimento milionario di 6,7 milioni di dollari. E tra l'altro sono molto curioso perché conosco uno di loro, che tra l'altro è anche un mio assistito, e gli devo chiedere se effettivamente adesso sta incassando, perché così mi faccio vivo anch'io. Vai di parcella. Esatto. Va bene. Io passo la palla, ecco, alle altre. Sì, diamo la parola, io sarò brevissima. Allora, per presentare Cristina Manassa dovrei stare qui 2 ore, perché sicuramente è uno degli avvocati con più competenze in materia di copyright, di licenze, arte, fa parte di diverse commissioni, è consulente di artisti, galleristi, start-up, casa editrice media, fa delle cose bellissime. Non abbiamo il tempo e quindi le lascio la parola perché lei ci parla proprio delle esperienze dell'urban art, dell'istituzionalizzazione delle esperienze anche nel mondo. Però appunto lascio la parola a lei perché vedrete che quando parla ha una capacità comunicativa incredibile. Cristina, a te. Grazie mille Nadia, ho un po' di soggezione a parlare dopo l'artista, ma proverò a raccontare degli episodi che ho cercato di individuare nel mondo su come l'arte urbana viene considerata. Adesso provo a caricare le slides. Close this. No, sorry. Expand this out. Share screen. I have to open it before. Share screen. No. Share screen. Go to share screen. Okay. Now. Yes. Yep. And share. Vedete? Mi vedete? Mi sentite? Sì, sì. Però dovresti aprire sì. Pieno schermo, scusami, perché sennò vediamo. Vai, vai. Ecco, va bene? Perfetto. Sì, molto bene. Vai, perfetto. Perfetto. Allora, dunque, ho cercato di individuare alcuni episodi, alcuni progetti che sono stati fatti in giro per il mondo per cercare di capire come l'arte urbana, che è l'arte che, possiamo dire, ha preceduto la street art, quindi è la fonte che poi ha dato origine al writing, alla street art, eccetera, è stata considerata nei diversi paesi e che tipo di ruolo ha avuto. Le parole più comuni che ho individuato nei diversi progetti sono stati il rispetto, la creazione artistica, la possiamo dire promozione di una nuova forma artistica e la mediazione con il contenimento degli artisti e delle forme artistiche. Quindi la domanda che ho così posto e che ho seguito nei vari percorsi è quella se l'arte urbana poteva essere istituzionalizzata, che non vuol dire solo entrare in un museo, ma vuol dire anche essere proprio riconosciuta e quindi anche essere esposta esternamente con delle gallerie open space. Partiamo da Lisbona. A Lisbona c'è stato questo progetto che è il GAO, Galleria di Arte Urbana, che è stato finanziato e organizzato dal Dipartimento del Patrimonio Culturale del Comune, che si è posto il problema di come tutelare e valorizzare, conservare il patrimonio artistico storico con le nuove forme artistiche, cercando quindi di trovare una sorta di collegamento tra i nuovi artisti e le vecchie forme, le forme più antiche. Tra queste forme, ad esempio, una delle più così conosciute in Portogallo è quella degli azulejos, cioè le piastrelle di alcuni colori. Quindi nei loro progetti hanno cercato di inserire la valorizzazione e il rispetto, ad esempio, della arte, forma degli azulejos con delle nuove forme artistiche, quindi con i murales o i graffiti, cercando appunto di fare una identità di scopo che era quella della promozione ma anche del rispetto nel concetto della mediazione tra le forme antiche e le forme nuove. È un progetto che ha avuto un enorme successo, è nato nel 2009 ed è diventato praticamente un festival oltre che appunto un sistema di promozione, una piattaforma organizzativa
perché anche hanno dovuto occuparsi di quelle che sono l'inventario di tutte le forme artistiche già presenti, finanziare la realizzazione di alcuni progetti e divulgare disseminando la conoscenza di queste nuove forme. Quindi gli azulejos, le statue e la pavimentazione tipica portoghese sono state combinate e possiamo dire abbinate alle espressioni nuove che però sono state riconosciute come forme artistiche. Un museo invece vero e proprio è quello che è nato a Berlino nel 2017, Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art. Qui la forma è quella della fondazione, una Stiftung di Berlino, che ha cercato di promuovere l'arte urbana all'interno della zona. Quindi qui il collegamento è più stretto e più localizzato, cercando di coinvolgere gli abitanti della zona. Quindi vedremo anche che questi progetti possono essere sia forma, possiamo dire, globale, sia invece quello del coinvolgimento del pubblico come non solo consumatori, ma anche come fruitori. Queste sono alcune immagini che derivano appunto dal Museo di Berlino, che è una delle primissime forme di espressione museale. Ci sono più di 20 artisti esposti. Che cosa invece è successo dall'altra parte del mondo? Allora, in America, come prima spiegava giustamente Domenico, uno dei problemi è stato quello di verificare quali fossero le opere che potessero essere definite artistiche, quindi legali, e quali invece dei semplici imbrattamenti. Il problema dell'imbrattamento è quello che ha fatto spesso scattare, possiamo dire, la molla per il riconoscimento o comunque il contenimento, quella famosa parola di cui parlavo prima, di queste forme artistiche. Perché? Perché le spese nella pulizia dell'imbrattamento erano altissime e incidevano moltissimo sui budget cittadini. Quindi al di là del riconoscimento della, possiamo dire, l'atto artistico, c'è anche il fatto che molto spesso i comuni o gli stati federali si sono trovati a capire come gestire il problema della spesa per la pulizia o il rispetto di comunque quelle che erano le proprietà terriere e le forme artistiche già presenti. Ad esempio, a Washington sono state create delle partnership tra gli artisti e i proprietari immobiliari, quindi si sono devoluti un certo numero di muri che potevano essere utilizzati come piattaforme artistiche in un anno. Ci sono poi gli esempi di Paint Louis, che voglio ricordare, di Rapid City. Paint Louis è un muro lungo 2 miglia che è nato dall'attività di 5 amici ed è diventato poi un festival vero e proprio. Quindi è nato come una semplice forma espressiva personale per diventare poi un museo a cielo aperto permanente lungo 2 miglia. Non tutti i cittadini di St. Louis sanno che esiste questo progetto, ma è comunque qualcosa che, possiamo dire, rimane nel tempo, non è temporaneo, si aggiorna man mano con il festival, ma è comunque diventato un festival istituzionalizzato. In South Dakota, invece, c'è questa città che si chiama Rapid City, dove le alleys, quindi quelle piccole stradine di comunicazione tra le strade principali, che generalmente sono strade secondarie, sono state convertite in gallerie a cielo aperto. E il concetto principale che è stato seguito nei progetti del comune è stato che gli artisti ammessi devono seguire una specie di codice, possiamo dire, etico, codice artistico di pittura, quindi non tutti i temi possono essere trattati, perché le alle sono anche frequentati da minorenni, quindi ci deve essere un rispetto di alcuni, possiamo dire, canoni di contenuto. E gli artisti sono stati definiti gli ambasciatori della città, non solo gli artisti ma anche i fruitori delle alle. Quindi in questo contesto l'Art Alleys sono diventate come delle gallerie a cielo aperto, sono delle strade assolutamente frequentate perché mettono in comunicazione strade dove ci sono uffici, quindi non sono secondarie, non sono in zone prive di un rilevanti numeri di abitanti, ma sono zone assolutamente frequentate e sono delle vere e proprie gallerie. E la cosa che principale che viene ribadita spesso, devi entrare a far parte, quindi devi essere be part of it, quindi c'è anche l'orgoglio di essere ammessi come artisti per diventare ambasciatori dell'arte in quella città. Qui mi ritorno al racconto che stava facendo Domenico sul Five Points, cioè su quella mecca famosa Long Island nel Bronx
di street artist che poi sono stati sbiancati, i famosi muri, e quindi gli artisti, oltre a fare la causa per il risarcimento dei danni, il riconoscimento della loro forma creativa e quindi del diritto d'autore, si sono trovati senza la Mecca. Dove sono finiti? Sono finiti in quello che è diventato il museo a Bowery, nell'East Side, un palazzo di 20 piani, quindi 20 piani di arte. Quindi dalla Mecca dei graffiti sono passati a un museo vero e proprio. Se prima era cielo aperto, adesso molti di questi artisti possono operare ed esporre all'interno di un museo. Quindi qui c'è stata una vera e propria musealizzazione e riconoscimento della forma artistica. E Domenico, mi viene da pensare che forse alcuni di quei soldi del famoso risarcimento sono anche entrati a far parte di questa così pulizia di questo palazzo e organizzazione museale delle loro esposizioni. Potrebbe, sì. Sì. E quindi ecco, ben venga che pur se sono stati banditi dalla loro famosa Mecca, i muri erano stati sbiancati, hanno poi trovato una collocazione più istituzionale. Ecco, qui sono alcune immagini, quindi un museo vero e proprio, c'è anche un bookstore, quindi un'organizzazione di eventi e c'è la loro espressione. Dall'altra parte dell'America, invece, nella città di Los Angeles, che possiamo dire è un po' indietro rispetto alla valorizzazione della forma artistica, perché? Perché c'era un po' di scetticismo, cioè si erano chiesti i critici se queste forme artistiche potevano essere portate all'interno di un museo. E il MoCA, che è il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, nel 2011 ha organizzato una mostra dove ha esposto un po' la storia di quella che era stata la street artist, l'urban art, raccogliendo un numero di visitatori più alto in assoluto. E questo ha avuto un effetto su Los Angeles, perché non solo ha portato così ingenti guadagni al museo MoCA, ma ha fatto sì che Los Angeles diventasse un po' il centro ispiratore per gli artisti e ampliasse il suo ruolo all'interno delle varie forme artistiche, quindi diventasse una città promotrice di questa urban art. Quindi possiamo dire che ne ha guadagnato non solo l'arte come arte riconosciuta a livello istituzionale, ma ha avuto un effetto assolutamente positivo anche sulla città. Quindi, come nella slide, l'effetto è aumentato il ruolo di Los Angeles nello sviluppo della forma artistica. Cambiando continente, se andiamo in Sud America, mi piace ricordare il caso del Cile, dove esiste la città di Pincoia, dove si parla di Open Art Museum. Pincoia ha sempre avuto un ruolo importante nel periodo della dittatura cilena, perché i murales e i graffiti era l'unico modo in cui potevano essere espresso il disappunto nei confronti di ciò che stava avvenendo da parte della dittatura militare, ed era l'unico modo di collegamento tra i cittadini delle varie zone che si trovavano a passare, e a seconda dei tipi di scrittura e di colori potevano esprimere la loro rabbia o così dei loro desideri di, possiamo dire, di miglioramento. Quindi hanno avuto un fortissimo ruolo. Anni fa però ci si è accorti che questi murales avevano perso rilevanza, nel senso che erano praticamente stati lasciati andare. E si dice appunto Cile sta dormendo, nel senso si era come addormentata. È stata quindi ripresa questa attività di urban artist, è stato creato un festival anche qui che ha richiamato artisti da tutto il Sud America, quindi non più solo limitata a una, possiamo dire, rivendicazione politica da parte dei cittadini di Pincoia, ma è diventato un muro dove tutti gli artisti sudamericani potevano esprimere la loro provocazioni o le loro storie. Ad esempio c'è questo murale dove si parla della storia di tutto il Sud America, e quindi vedete che è diviso per paesi, e l'influenza che Stati Uniti d'America hanno avuto su ciascun paese. I muri sono poi comunque continuamente anche usati per esprimere appunto il disappunto nei confronti delle disuguaglianze del popolo cileno. Altri muri, che sono muri parlanti, sono quelli che si trovano alla Bocca a Buenos Aires, che fanno parte di un progetto, sono dei muri che già esistevano, ma sono entrati a far parte di un progetto che si chiama Graffiti Mundo, dove possiamo dire vengono creati dei percorsi anche virtuali a questo punto per vedere l'evoluzione di quella che è stata l'arte urbana
che quindi è un'arte a Buenos Aires anche qui di così repressioni sociali, quindi di disappunto, di necessità di avere delle modalità espressive che erano vietate. Anche qui c'è tutta la storia dagli anni della repressione fino ad oggi. E poi arriviamo a quello che invece è considerato in Europa una delle roccaforti di questa forma artistica, che, dove però l'intento, questo è il Museo di Street Art di Amsterdam, l'intento era stato quello di creare, anche qui un po' riprendendo il concetto di Lisbona, un collegamento tra la cittadinanza e gli artisti. Allora, innanzitutto è fatto da una no profit, non si paga un biglietto, ma si possono fare delle offerte a favore degli artisti. Si creano delle microeconomie, quindi, ed è una delle mission di questo museo a cielo aperto, si dà la possibilità anche dei collettivi di giovani artisti di fare delle prime esposizioni e si creano dei, possiamo dire, dei collegamenti tra gli abitanti della zona, che non vengono più chiamati clienti, ma sono dei fruitori, dei creatori loro stessi, in modo da coinvolgerli nella vita del museo. Quindi è una forma di partecipazione, questo perché per disseminare, quindi divulgare la conoscenza sulla forma artistica, che vede coinvolti i cittadini e ammette delle, possiamo dire, delle moderazioni tra gli interessi di la cittadinanza intesa quale protezione della forma artistica già presente, delle architetture, dei muri già presenti che non devono essere semplicemente imbrattati ma devono essere valorizzati, con invece quelle che sono le espressioni, quindi le storie intangibili degli artisti. Quindi si vuole creare un binomio tra l'arte, il patrimonio tangibile, e le storie degli artisti, che è il patrimonio intangibile. L'arte diventa quindi una forma di dialogo tra la cittadinanza e il museo e gli artisti, e i cittadini della zona sono chiamati a vivere la vita del museo. Una delle, possiamo dire, dei progetti che è stato seguito dal SAMA è quello del Camp Seedorf. Camp Seedorf è un collettivo di 5 ragazzi di Almere, una città di uno dei polder a nord di Amsterdam, che da, possiamo dire, artisti concentrati sul focus sportivo, quindi fumetti sul campione del mondo dello sport, infatti uno era Seedorf, hanno esposto poi in una galleria, la Geo Gallery di Amsterdam, e sono poi stati invitati ad esporre anche in maniera permanente nel museo. Quindi in questo caso il museo Sama ha facilitato la musealizzazione delle opere di collettivi di giovani artisti. Quindi questo è quello che dicevo prima, il creare la colleganza tra un museo, istituzione statale, in questo caso una no profit con degli aiuti statali, con dei giovani artisti, e quindi per facilitare la loro forma creativa. Sempre parlando di attività svolte dalla città, e non solo a livello museale, ma proprio di open galleries, mi piace ricordare Filadelfia, perché Filadelfia ha avuto un'associazione per l'arte pubblica già a partire dal 1870. Quindi possiamo dire che è una delle città antesignane che si è occupata di arte negli spazi pubblici. Si è creato questo progetto dei musei senza muri, quindi esposizioni all'aria aperta, accessibili a tutti, il concetto dell'accessibilità. C'è questa famosa regola della percentuale per l'arte del 1959. C'è una certa percentuale dei progetti di urbanizzazione e dei progetti di sviluppo edilizio deve essere dedicata alla creazione di opere d'arte. Sono state create più di 640 opere. C'è un programma di mural art dal 1984, dove da semplice, chiamiamola all'inglese, beautification, quindi abbellimento degli spazi, è diventato un programma artistico internazionale, quindi con un risalto, una rilevanza assolutamente globali. E si calcola che siano state create più di 4.000 opere di urban art grazie a questo progetto, e mediamente ci sono 100 opere nuove per anno. Tutto ciò è fatto con il coinvolgimento sia di enti statali che di enti privati, perché l'APA, ad esempio, è nato come ente privato che si occupa di arte pubblica.
Quindi è importante capire che possiamo dire che già i primordi, quindi di quello che veniva concepito come urban art, semplici murales, c'è già stato un intervento per cercare di dare un riconoscimento a questa forma artistica. Ovviamente c'è anche l'intento di cercare di limitare ciò che è legale da ciò che è illegale, quindi l'imbrattamento dalla forma artistica. La validazione può avvenire anche tramite il curatore. Qui ricordo l'esperimento di Canberra. A Canberra in Australia hanno nominato un coordinatore, Louise Hampson, la quale si è però trovata oggetto di mille critiche perché a quel punto è diventata l'ago della bilancia, stava lei a scegliere quale era arte e quali erano imbrattamenti. Quindi qual è il potere che deve essere conferito? Louise si è trovata a dover mediare, a mediare tra appunto i progetti di sviluppo industriale o di preservazione del patrimonio architettonico già esistente con la verifica di quelle che potevano essere definite forme artistiche. Ma fino a che punto può operare scegliendo lei qual è arte legale e quali sono invece semplicemente degli imbrattamenti? Quindi anche se è un esperimento che ha avuto dei riscontri positivi, posso dire anche che per quello che ho verificato è stato anche oggetto di una serie di critiche, possiamo dire molto avvelenate, rispetto alle competenze poi che il curatore dovrebbe avere per poter capire quali sono le opere che possono essere rese accessibili e accettate sui muri e qual è l'opera di convincimento che deve fare rispetto ai proprietari degli edifici per fare accettare queste opere, quindi qual è il limite. Voglio poi chiudere con un esperimento particolare che è nato a Parigi nel 2019. All'interno del progetto Reinventare la Senna si è creato Fluctuart, cioè una specie di museo, luogo espositivo galleggiante che però è dedicato esclusivamente all'urban art ed è stato creato grazie a un partenariato di varie entità pubbliche e private che hanno il preciso scopo di dare un approccio che loro addirittura chiamano oltre il museo, migliore rispetto al museo, perché non è solo un display di opere, ma è far vivere le opere e far partecipare il pubblico, quindi con eventi, con workshop, tutta una serie di attività che portano alla disseminazione della cultura dell'urban art. Quindi posso dire che è assolutamente meritevole, purtroppo è nata pochissimo prima della pandemia, quindi evidentemente ha avuto ed è ancora un'attività che è bloccata in attesa di ripartire. Ma mi volevo ricordarla appunto perché è nata dal partenariato sia di case d'aste, di gallerie, di curatori, di finanziamenti anche statali all'interno del progetto di abbellire la Senna, ma dando un luogo che come riconoscimento dell'urban art secondo loro è, possiamo dire, più coinvolgente e più importante rispetto a un museo. Che cos'è? Cosa sarà il futuro? Allora, ho messo questa fotografia perché si vedono Gregory Peck e Audrey in una città deserta durante il lockdown. Voglio pensare che siano alla ricerca di nuovi muri, di nuove forme artistiche per quando potremo uscire liberamente e frequentare le opere d'arte direttamente. Grazie mille. Cristina, grazie a te, sei sempre chiarissima e anche coinvolgente. Anche noi speriamo di poter andare a visitare tutto quello che ci hai mostrato. A me sinceramente piacerebbe metterti nel taschino così mi racconti vis-à-vis quello che succede, ma chissà che questo mio sogno diventi realtà, ti costringerò un giorno. E grazie ancora. Lascio la parola alla dottoressa Stolfi, che non è avvocato, è una restauratrice, è docente di tutto, cioè di tutto ciò che tiene il restauro, quindi cromatologia, tecniche di doratura per il restauro, anche dipinti murali dell'Accademia di Belle Arti, è docente quindi di queste tematiche, di questi temi. Appunto le voglio lasciare però subito la parola, mi scuso se anche con tutti i relatori non ho fatto un dipinto più completo delle loro capacità e competenze, ma appunto preferisco che invece parlino con le loro relazioni. Dottoressa Stolfi, a lei. Bene, mi sentite?
Perfetto. Allora, la presentazione va benissimo. Io vi ringrazio perché appunto sono stata invitata da Domenico a questo incontro. Non sono avvocato, quindi perdonatemi, cercherò di essere più semplice possibile nel spiegare perché è qui la mia presenza e di cosa mi occupo. Vabbè, è stato anticipato che sono una restauratrice, ho una società di restauro opere d'arte ed insegno all'Accademia, in più accademie. Insegno sia tecniche artistiche e sia restauro dell'arte contemporanea, dipinti murali, ed è uno dei principali motivi appunto per quale sono stata invitata. Allora, ho preparato anch'io delle slide, perché la mia domanda era cosa dire, nel senso è un mondo talmente vasto e mi premeva soprattutto presentare innanzitutto quella che è la figura del restauratore, nel senso che la figura del restauratore, diciamo che professionalmente è riconosciuta da pochi anni. Mentre prima il restauratore era più una figura artigianale, esclusivamente una figura artigianale, tanto che le nostre partite IVE sono sotto gli artigiani. In realtà per diventare restauratore bisogna veramente seguire un iter di diciamo una laurea magistrale, quindi un quinquennio. Io metterei subito delle slide che vi presentano. Sto già tremando. No, okay. Ce l'ho fatta. Allora, dovreste già vedere il tutto, giusto? Sì, sì, devo chiarissimo, capire. Perfetto. Adesso devo solo capire come... No, ci siamo sentite perché ho detto, oddio, io sono abbastanza imbranata dal punto di vista, anche se faccio delle lezioni online, perché visto appunto il lockdown, anche noi in accademia siamo stati obbligati a tenere una percentuale di ore online. Io però non sento più, voi sentite? Ecco. No, non si sente più. Abbiamo perso la prof, ecco, ritrovata. No, ma io ci sono, io vi sento. Dobbiamo sentirla noi, prof. Adesso ti sentiamo, vai, vai. Pronto? Non si sente più. Elena. Abbiamo perso la Elena Stolfi. Niente, è finita. È finita così. Ci eravamo tanto amati. Ma oggi veramente, cioè, è complicato. È congelata. È sì. Congelata. No, si è trasformata in Cristina Manassene. Signore, qui, no, più che altro mi dispiace perché poi avrà poco tempo. È insostituibile. Poi. Adesso rivedo il nome. Ecco, si è ricollegata, no? Provo a chiamarla. Perché secondo me non se n'è accorta. No, adesso io mi sono accorta, mi senti? Ok, sì, adesso ti abbiamo... Sì, mi stavi chiamando. Probabilmente c'è un problema di wifi o di linea. Io mi sono messa in questa stanza dove di solito è il posto dove si prende meglio. La legge non di Murphy. È la legge di Murphy. Mi spiace perché avrai meno tempo, hai 20 minuti. Niente. Vai tranquillo. Sì, proviamo, dai. Non è un problema. Io ci riprovo, ok? E cercherò di essere più veloce possibile. Allora, mi sentite adesso? Sì, sì, sì. Ok, allora, per presentare un po' la figura del restauratore, innanzitutto una laurea magistrale, quindi un quinquennio ciclo unico, quindi non è un 3 più 2, ma chi vuole diventare restauratore deve appunto affrontare il quinquennio. Esistono diversi settori di competenza, quindi non vuol dire che se uno diventa restauratore di tutto, no? Deve scegliere se vuole diventare restauratore di dipinti murali, di tele, di ceramiche, di vetro, di metalli. Quindi i quinquenni variano a seconda della tipologia proprio del settore di competenza. Poi ho inserito professionalità multiple, nel senso che il restauratore veramente deve avere diverse competenze.
sia dal punto di vista professionale, quindi avere una vasta conoscenza dal punto di vista artistico, quindi storico-artistico, questo perché messo di fronte a un'opera d'arte deve riconoscere il periodo storico, deve riconoscerlo dal punto di vista iconografico, dal punto di vista stilistico, deve riconoscere anche i materiali, quindi i materiali che sono stati usati per realizzare l'opera d'arte, questo in funzione proprio dello studio del progetto di restauro. Per quello che ritengo sia fondamentale durante il quinquennio, lo studio delle tecniche artistiche, proprio perché le tecniche artistiche permettono al restauratore di venire a conoscenza e soprattutto toccare con mano quello che è il lavoro che poi andrà a fare, perché la base di ogni opera d'arte è proprio legata a una tecnica artistica. È il suo degrado, è il fatto che l'opera nel tempo e nell'ambiente si rovina, che deve portare il restauratore a conoscere che tipo di materiale è e perché si è degradato in quel modo. E quindi perché si è degradato in quel modo devo capire che tipo di materiale devo utilizzare per risolvere quel problema. Perché il restauratore non è che fa miracoli, però più conoscenza del materiale, più ha la possibilità di limitare quello che è il danno che ha subito l'opera stessa, che può essere anche un danno legato al materiale stesso, o all'invecchiamento del materiale, oppure può essere legato alla manomissione dell'uomo, all'uomo che è intervenuto, che ha imbrattato, che ha graffiato, che comunque ha fatto un intervento sull'opera stessa. Poi in questa slide ho messo professionalità multiple anche per le relazioni, e questa la trovo sempre divertente, perché il restauratore deve relazionarsi con la sovrintendenza, con la direzione lavori, con architetti, tenere conferenze, quindi presentare i propri lavori, ma deve sapersi relazionare anche con il custode, quindi tenersi buoni custodi nei musei per farsi aprire, tenersi buoni anche i muratori, perché io spessissimo lavoro sui ponteggi e spessissimo lavoro a contatto stretto con i muratori. E quindi veramente sono le relazioni sono dalle più disparate. Devo dire che è un lavoro veramente molto, molto, molto interessante. Allora, in queste slide vi ho inserito quello che è proprio il quinquennio formativo. Io ho scelto il profilo 1, che poi fa parte di una delle mie competenze, perché io come settore appunto l'1, il 2 e il 3, quindi è legato ai dipinti murali. In questo caso appunto ho analizzato quello che è il quinquennio del profilo 1, è proprio Dipartimento Progettazione Arti Applicate, Scuola di Restauro, Materiali, Lapite e Derivati, Superfici Decorati dell'Architettura, e questo è quello che compete, diciamo, questo tipo di profilo. E poi ho inserito tutte le discipline che deve affrontare lo studente, ma questo perché? Proprio perché parlavo di multidisciplinarità. Quindi il disegno, ad esempio, è una materia del primo anno, perché un restauratore deve saper disegnare? Fondamentale saper disegnare, non perché tutto quello che è da restaurare deve essere ricostruito, assolutamente, però un restauratore deve avere quella capacità anche di poter ricostruire dove manca una porzione di opera d'arte. Parlo sicuramente di opere più tradizionali. Beni culturali e ambientali, fotografia, quindi imparare a fotografare l'opera d'arte. Oltretutto come fotografia ci sono più corsi, proprio perché il restauratore deve imparare a fotografare il pezzo a luce naturale, a luce radente, nei suoi particolari, perché è fondamentale nella relazione di un progetto di restauro e soprattutto nell'esecuzione di un restauro documentare passo per passo tutto quello che avviene, proprio durante l'intervento. Elementi di chimica applicata, elementi di fisica applicata. Ecco, io ho fatto una tesi di laurea in chimica nel restauro, proprio perché la chimica
oltre all'aspetto artistico, il restauratore deve avere una grande conoscenza di chimica, perché la chimica è ovunque, in ogni elemento che noi tocchiamo, dalla superficie pittorica alle preparazioni, ai supporti, anche perché, anticipo, il restauratore quando guarda l'opera d'arte la guarda in toto, nel suo tutto, non solo nella facciata estetica, ma l'opera d'arte è anche il retro, è anche il supporto, è anche la muratura, è anche il legno se è una tavola. Questo perché un buon stato di conservazione si mantiene proprio quando ci si prende cura di tutta l'opera d'arte. E poi appunto andando avanti, in questo caso che è il profilo PFP1, tecniche del marmo, quindi si insegna ai ragazzi a scolpire proprio, informatica di base perché deve sapere utilizzare appunto l'informatica, storia dell'arte antica, medievale e teoria e storia del restauro, quindi anche la storia del restauro, quindi chi ci ha preceduto a livello storico, come veniva visto il restauro, perché dal punto di vista storico diciamo che la scientificità proprio nel restauro, quindi tutto l'aspetto di studio scientifico, chimico, nasce soprattutto negli anni 60 in Italia. Diciamo che in altri posti, in Nord Europa, ci ha un pochino preceduto, mentre in Italia noi studiamo Cesare Brandi, comunque ci sono state delle figure molto importanti che hanno portato proprio la scientificità all'interno. Prima, come dicevo, era un lavoro di bottega, era un lavoro dove ci si tramandava la manualità, quindi era l'artigiano che passava la competenza o le capacità, istruiva il proprio garzone che poi diventava un artigiano stesso e diventava un restauratore. Con il tempo la scientificità è entrata a far parte proprio di questa disciplina e quindi il restauro deve tener conto di quello che è la diagnostica, la chimica, che è importantissima per fare delle scelte, proprio di intervento sull'opera d'arte stessa. Passo oltre perché se no, comunque vedete, sono suddivisi per anni, quindi qui abbiamo il terzo, il quarto, il quinto anno, tecniche e tecnologie per la diagnostica, problematiche di conservazione dell'arte contemporanea, restauro dei materiali rapidi. Quindi le materie sono sia scientifiche che laboratoriali, dove gli studenti, che sono massimo 10 per ogni percorso, per ogni annata, proprio perché devono lavorare sulle opere d'arte, devono seguire proprio un itinerario anche laboratoriale, dove lavorano i ragazzi stessi dal terzo anno sulle opere d'arte. E poi sono obbligati anche a una serie di ore di stage, no? Un po' come i medici. È fondamentale lavorare sul pezzo. Vi ho messo qui i settori di competenza, quindi uno si rende conto come la professione del restauratore è proprio suddivisa in varie competenze. Quindi vediamo materiali lapidei, musivi e derivati, è un settore di competenza, superfici decorate dell'architettura è un altro settore di competenza, manuali dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi o sculture lignee, manufatti in materiali sintetici, lavorati, assemblati e dipinti. Questa slide ve l'ho messa perché quando avete un'opera da restaurare, in teoria non vanno bene tutti i restauratori, ogni restauratore ha delle competenze specifiche. Io dubito di quelli dei tuttologi, di quelli che sanno fare tutto, perché i materiali sono talmente tanti e sono talmente tanto complessi che è impossibile avere tutti questi settori e di conseguenza lavorando anche per le sovrintendenze, per i funzionari di sovrintendenza, noi restauratori veniamo scelti proprio a seconda delle nostre competenze.
il restauratore e la sua relazione con l'arte. Allora, il restauratore, come un medico, analizza attentamente il paziente. Quindi il restauratore, di fronte a un'opera d'arte, non la guarda, allora innanzitutto la guarda sul fronte, la guarda sul retro, cerca di capire qual è la problematica. Quindi la prima analisi è sempre quella visiva. Poi, ho messo senza sopralluogo, la diagnosi sarebbe approssimativa. Spesso a noi restauratori vengono fornite delle fotografie, no? Devo restaurare questo, ho questo quadro da restaurare, ti mando un'immagine. Ecco, diffidate dei restauratori che non fanno sopralluoghi. Ma questo perché è vero che poi l'esperienza e la conoscenza, ma soprattutto l'esperienza, permette di avere più casistiche e quindi diciamo permette a noi restauratori di capire cosa sta succedendo a quell'opera d'arte, ma io diffido anche delle mie capacità, nel senso che di fronte all'opera veramente si vede quello che sta succedendo, perché un'opera, una fotografia può comunque falsare quella che è la situazione. Io lavoro molto su facciate, su dipinti murali, e quindi ho bisogno di fare sopralluoghi, eventualmente salire sui ponteggi o noleggiare l'autoscala per guardare da vicino il mio paziente. Spesso la sola analisi visiva inganna e bisogna assolutamente accedere alla diagnostica. Allora, quello che io vedo può darmi una risposta, ma spesso non è sufficiente per capire come posso intervenire. Non so, parlando di arte, di urban art, di arte contemporanea, allora le casistiche sono parecchie, soprattutto per l'utilizzo dei materiali. E sappiamo che in questo tipo di arte spesso l'artista lavora sui primi supporti che capitano, quindi sui muri, usa spray, usa bombolette, usa a volte anche acrilici, tempere, vinilici, silossanici, alchidici. Capite che i materiali sono talmente tanti che l'occhio può ingannare. Io posso scambiare facilmente un vinilico per un acrilico, anche per un silossanico oppure per un alchidico, ma il risultato cambia per la scelta del mio intervento. Quindi la diagnostica ci permette di fare un intervento più preciso, quindi andare a capire quali sono i leganti, quali sono i materiali, quali sono i pigmenti, quali sono i materiali che compongono il supporto, e quindi analizzare anche qual è il degrado del materiale a cui siamo di fronte. La diagnostica dà una serie di informazioni utili all'elaborazione del progetto di restauro. Quindi la diagnostica è proprio una disciplina fondamentale che serve al restauratore proprio per fare delle scelte. Allora, vi ho inserito delle slide, in questo caso non si parla di urban art, ma voglio arrivare a quella. Scusa, noi le slide non le vediamo. Allora, e tra l'altro, scusa, mi spiace dirtelo, ma questo mio ruolo tremendo. 5 minuti. Sì, sì. Va bene. Allora, io pensavo, allora le slide le sto vedendo solo io, quindi torno indietro, non so come si fa. Vabbè, comunque, se voi mi vedete. Sì, sì, ti vediamo, ma non vediamo le slide. No, ma sto cercando di mettervi le slide perché sto mettendo delle immagini. Aspetta, forse. Non riesco a capire perché ho messo condivisione dello schermo. Va bene, niente, fa niente. Faccio senza slide, spero di essere interessante lo stesso. Nel senso che con le slide ci sono delle immagini che appunto raffigurano, avevo inserito delle slide con delle campionature all'interno del castello di Galliate. Ho finito da pochi mesi un intervento di restauro all'interno di questo castello. È un castello visconteo dove all'interno del castello, alla fine dell'Ottocento, era stata costruita un piccolo edificio con diciamo le stesse caratteristiche del museo. Scusate, ho lasciato. Ok,
Allora, all'interno di questa stanza, diciamo che le finiture delle pareti erano completamente ridipinte con questo stellato. L'intervento di restauro prevedeva la pulitura. Allora, il primo intervento di restauro in realtà prevedeva di ricoprire tutte queste superfici. Da primo sopralluogo con la sovrintendenza abbiamo deciso di aprire alcuni tasselli per verificare cosa c'era sulle superfici dipinte e sulle pareti. E le pareti hanno dato alla luce una serie di dipinti. Questo ci ha permesso di tirare fuori un dipinto dei primi del Novecento con un'attribuzione all'artista stesso. Avevo inserito queste slide proprio perché c'era il prima e il dopo, quindi da una parete completamente piatta abbiamo tirato fuori dei dipinti dell'inizio del secolo, dipinti che richiamano molto l'Art Nouveau, richiamano molto. Allora, l'artista si chiama Galileo Chini, per chi volesse andare a vedere. Il dipinto era molto rovinato, quindi la scelta di intervento, sull'intervento di restauro, perché a qui volevo arrivare, un intervento conservativo o un intervento estetico. Allora, il restauro si divide in queste, diciamo, due scuole di pensiero che possono anche andare insieme. Uno è il restauro conservativo e uno è il restauro estetico. Il restauro conservativo è quel tipo di restauro che permette di conservare l'opera d'arte così com'è, senza aggiungere l'aspetto estetico. Quindi il restauratore deve pensare a un intervento mirato a salvaguardare l'opera d'arte per mantenerla anche nel suo status, ma migliorandone le qualità dello stato di conservazione. Il restauro estetico invece prevede anche l'aggiungere da parte del restauratore una parte estetica, un aspetto estetico, e nel caso specifico può essere legato a stuccature colorate, quindi si chiamano nel nostro caso integrazioni strutturali, o a integrazioni pittoriche, che si chiamano proprio reintegrazioni, che poi possono variare a seconda delle scuole. Ci sono le selezioni cromatiche, l'astrazione. Volevo chiederti solo se io finisco alle 12 o alle 12, quanto tempo ho? No, credo che, dunque, stavo controllando perché pensavo finisse alle 12, invece finisce alle 12.30. Ok, perfetto. Quindi ho un po' più di tempo, dai. Poi sì, abbiamo magari anche un quarto d'ora prima per le domande anche per gli altri. Perfetto, allora ok, mi posso organizzare. Anche perché vorrei riprovare, farvi vedere le slide per farvi vedere la differenza tra il restauro estetico, che può essere un restauro più tradizionale, e un restauro conservativo, che poi è il restauro che noi abbiamo messo in atto su un'opera di Vrijthin del 1984. Domenico mi ha chiamato a questo incontro proprio perché io sono una delle due restauratrici che ha fatto un intervento di restauro su un'opera di fase 2, di fase 2, di delta 2, di Rame, diciamo che Rame sono Rame Zero, solo che noi a Ramezzi, la parte di Ramezzi non l'abbiamo toccata perché era coperta. Nelle slide c'è l'immagine, adesso vedo di inserirle. Al massimo mi faccio aiutare. Provaci. Provo, sì. Allora, se io ma prima l'avevi fatto, sul desktop. Allora, il problema, sì, io metto condividere lo schermo, lavagna, iPhone, avvia riunione, non mi viene più lo schermo e non capisco come mai. Ma ce l'hai salvato sul desktop? Sì. Ce l'hai aperte? Ce le ho aperte, allora aspetta, la riapro, Urban Art, perfetto, la riapro. Sa che il prossimo sarà convegno su arte e tecnologia. Sì, infatti, io mi iscrivo immediatamente. Io sto facendo un corso universitario sulla forensic, devo dire che è faticosissimo questi informatici, però in effetti oggi noi avvocati non possiamo non avere queste competenze. No, ma infatti è stranissimo. Allora, io lo vedo, ma vedo che non viene condiviso con voi. Quindi, mi date un secondo solo, un secondo. Mio figlio che è tecnologico, un secondo.
Intanto, scusa, posso approfittare a fare una domanda a te, Cristina? Tu parlavi, dicevi prima, no? La differenza tra la possibilità di cancellare o non cancellare un'opera. Dipende appunto, cioè, la distinzione in realtà tra opera e imbrattamento. Ma chi è che può, cioè, chi è che valuta, chi è che è deputato? Allora, Mi sento. Sì, ti sentono e ti vedono. Perfetto. Quindi allora, Elena, se togli l'audio, intanto risponde alla domanda. Scusa, chiudo, disattiva audio. Infatti, nel caso, per esempio, australiano, questo curatore che è stata dotata di un mandato che le dà il potere di scegliere quali sono le opere belle, non belle, legali, non legali, è sorta la polemica e tutta una serie di critiche perché alcuni hanno criticato addirittura il fatto che avesse le competenze per poter decidere. E poi perché una persona che deve semplicemente fare da mediatore tra i proprietari degli immobili e gli artisti deve poi poter anche decidere qual è l'arte, cioè qual è anche l'aspetto artistico. Forse sarebbe stato più normale darle solo il potere di fare un accordo tra i proprietari dei muri e gli artisti, ma non di scegliere qual era legale o illegale. Quindi è possiamo dire una competenza specifica che negli altri progetti, ad esempio, non è stata attribuita ad una persona. Esistono dei comitati, quindi anche un confronto e un dibattito. Nel caso invece, ad esempio, di Canberra, esiste una persona e quindi è anche più, possiamo dire, rischioso, o comunque ha fatto sorgere tutta una serie di critiche sul suo ruolo, perché da semplice coordinatore è diventata il giudice. Non sento? Sì, grazie. Grazie. Adesso credo che la Astolfi sia riuscita a caricare, deve solo arrivare alle slide, corretto? Elena? Elena? Abbiamo perso Elena. Ha messo le diapositive, ma abbiamo perso lei. Elena, ci senti? Ok, ci siamo. Signori, okay. Che fatica. Ok, ce l'abbiamo fatta perché ho il tecnologico. Ok, vedete adesso voi la schermata? Sì. Ok, basta, ce le ho tutto, adesso finisco così. Ecco, perfetto. Allora, vado avanti legando appunto i due tipi di interventi diversi in modo tale che arrivo al restauro del Viking. Allora, parlavo del castello di Gagliate, questa era la stanza dove io sono entrata e quindi bisogna capire cosa fare su questa parete, dove i muratori nelle strutture bianche, vedete, erano già intervenuti perché tutte queste pareti dovevano essere coperte da dei cartongessi. Questo era il progetto che era stato approvato una decina di anni fa dalle funzionarie e che delle attuali funzionarie era stato variato. Quindi quelle che vedete a destra sono una serie di prove che noi, il gruppo con la mia società, abbiamo fatto e abbiamo identificato, vedete quella sotto, dei colori che risultavano e che venivano appunto mettevano in evidenza e ci permettevano di capire che sotto c'era qualcos'altro. Allora qui vi ho messo due immagini, il prima sopra e il dopo sotto. Quindi ciò che entrando nella stanza si vedeva prima dell'intervento di restauro e ciò che invece è venuto fuori durante l'intervento di restauro. Allora, questa è un'immagine dove c'è già una buona ripresa cromatica, quindi in accordo con le funzionarie di sovrintendenza, in questo caso la ripresa cromatica ci ha permesso di ridare continuità, si dice continuità proprio all'iconografia, alla parte estetica, proprio perché in un dipinto storico è contemplata questa parte del restauro estetico, nel senso che il restauro conservativo è legato alla conservazione, quindi pulitura, il fissaggio della pellicola pittorica, perché la pellicola pittorica in questo caso era completamente decoesa, e per arrivare poi al discorso del linguaggio proprio del restauro estetico.
cosa succede invece nell'arte urbana, perché è quello che a noi interessa. L'arte urbana, ormai ho sentito diciamo la vostra parte che è stata interessantissima, è super riconosciuta. In questo momento noi restauratori veniamo chiamati anche per fare delle considerazioni sul restauro di opere di street art, ma nel mio caso è stata anche un intervento di opera di Vraitin. Oddio, si restaura un'opera di Vraitin, non dovrebbe essere un tipo di arte effimera, un'arte che deve seguire il suo tempo, che si deve cancellare con il tempo, visto che generalmente sono opere realizzate per strada. Allora, ho inserito queste slide dove ci sono delle mie considerazioni, nel senso che proprio per questo argomento, un argomento molto nuovo, e diciamo che negli ultimi mesi in Italia sono state contattate delle persone, io sono una di queste, per iniziare a mettere nero su bianco delle linee guida proprio per quest'arte, per la conservazione di quest'arte. E quindi in queste linee guida anch'io ho detto come la penso. Faccio prima leggervelo, sarò più veloce perché sennò mi disperdo nelle parole. L'uomo aspira a lasciare dei segni proprio come sul suolo e l'arte non è altro che il mezzo per compiere questo messaggio, in relazione continua con il pubblico e con l'ambiente. Quest'azione particolarmente significativa se confrontata con le dinamiche che spingono le sue origini. Una presa di posizione lontana da tutto quello che è il mondo riconosciuto dell'arte e che si concentra su dinamiche lontane dalle gallerie. Nasce nelle periferie, ai margini delle città, e proprio per come si pone espressione della società fatta dalla società stessa. Un grido libero e autodeterminato che mira ad auto-identificarsi. L'arte urbana ti obbliga a leggere il suo nome, a vedere la sua immagine, il suo puppet, a dove il messaggio più forte non si allontana quasi mai dall'interesse sociale. Un'arte che si scollega da quelle strutture che per lungo tempo sono state inaccessibili a molti, che sono le gallerie, e che si riversa nelle strade alla ricerca di quelli che l'arte non la capiscono e a cui non interessa, costringendoli a vederla e a riconoscere la sua presenza ed importanza. Il suo valore sociale non arriva dopo quello artistico. In un mondo dove la strada è sempre più invasa dalle pubblicità che inghiotte qualsiasi superficie libera, dai mezzi di trasporti ai muri. Essendo il messaggio così forte, come potrebbe diventare un nuovo contesto lontano da quelle ideologie dell'artista che ha visto nascere sulla sua opera? Allora, io come restauratrice, chiamata a restaurare queste opere d'arte, mi pongo anche qual è l'idea iniziale dell'artista? Per me è importante. E queste domande nascono poi a seguito anche di quello che è successo nel 2015 a Bologna. Sapete che a Bologna nel 2015 sono state strappate le opere di Blu? Sono state strappate e sono state musealizzate, ma non in accordo con l'artista. Tanto che l'artista, e questo diciamo che Domenico lo saprà anche meglio di me, si è molto arrabbiato, ha chiamato degli altri artisti e ha cancellato molte delle sue opere che erano nella città. Allora, non è facile fare delle considerazioni, io le posso fare da restauratrice, perché strappare quest'opera? Cioè, strappare un'opera d'arte è un intervento di restauro, è un intervento che veniva è stato eseguito per molto tempo, soprattutto negli anni 60. Quando io studiavo restauro negli anni 80, lo strappo dell'opera d'arte era proprio una
tecnica di restauro che ci veniva insegnata. Ad oggi viene considerato veramente un atto di delinquenza, nel senso che non viene strappato un'opera d'arte se non è strettamente necessario. È successo ad opere di street art che sono state strappate a Verona, ma in accordo con gli artisti, perché doveva essere demolita tutta una zona industriale. Le opere sono state strappate e sono state ricollocate. In questo caso, questo tipo di intervento può essere considerato un intervento fattibile. Andrei oltre perché vorrei parlarvi un po' e farvi vedere come è nato il mio intervento. Connessione internet non è stabile, non so se mi sentite. Allora, io sono stata contattata per questo tipo di intervento che è a Quattordio. Quattordio è un paesino in provincia di Alessandria, dove nell'84 appunto questi quattro artisti newyorkesi hanno fatto proprio delle vere opere d'arte, delle opere d'arte su muro. Nel 2017 uno street artist che è stato citato da Domenico, che è K1, amico in comune che poi ci ha presentato, ha deciso di veramente di mettere in atto una macchina a Quattordio, quindi prendendo contatti con il sindaco, quindi con l'assessore alla cultura, ha deciso di creare un museo a cielo aperto. Quindi ha chiamato 11 artisti che hanno lavorato sulle facciate del paese e due restauratrici, ed io sono una di queste. Ha chiamato Alessandra Carrieri, che ora è funzionaria di sovrintendenza, era mia collega in accademia, che mi ha contattato e mi ha detto: Elena, ci sarebbe questo intervento, ci sarebbe questo progetto da fare. Io mi sono esaltata perché adoro questo tipo di arte e ho detto: caspita, diventeremo le prime restauratrici italiane a restaurare questo tipo di arte. In questo caso la domanda è: perché restaurare un'opera di Vraitin? E le risposte che ci siamo date sono state queste: perché è realizzata da master di quest'arte, per quello che è stato l'arte di frontiera, perché i writers vogliono preservarla. Quindi a noi è stato chiesto, proprio dagli artisti di questo tipo di arte, non c'è stata commissionata da sconosciuti o esclusivamente da appassionati, ma proprio dagli artisti stessi. Noi veramente ci siamo sentite in zona privilegiata, siamo veramente, per me è stato un privilegio fare questo tipo di intervento e soprattutto progettarlo, perché dietro all'intervento di restauro, che in realtà è durato pochissimi giorni, c'è stato tutto lo studio, perché lo studio è iniziato molto prima dell'intervento stesso. Abbiamo fatto sopralluoghi, abbiamo fatto prelievi, abbiamo fatto indagini chimiche, ci ha appoggiato sia il Politecnico di Milano e sia a Foscari, l'università di diagnostica, che ci ha permesso di fare tutte le indagini e di fare tutte quindi successivamente le valutazioni per il tipo di intervento, perché bisogna scoprirlo e far sapere che questo graffito ancora esiste per il museo a cielo aperto, che ora esiste a Quattordio. E vi ho messo l'immagine del prima e del dopo. E questo per fare un collegamento, una connessione con il restauro che vi ho fatto vedere prima. Allora, Quattordio nell'84 si presentava così, con le scritte di questi artisti, con le loro tag. Ora si presenta come lo vedete sotto. E si presenta così dopo l'intervento di restauro. Tanto che alla fine del nostro intervento qualcuno ci chiedeva: ah, ma non lo rifate? No, non possiamo rifarlo. E abbiamo scelto di non rifarlo, perché quello è il documento storico che è rimasto. Quindi noi preserviamo quello che è rimasto.
non aggiungiamo colore perché non necessita, e perché poi in questo caso aggiungere la reintegrazione cromatica vorrebbe dire proprio cambiare quello che è l'origine. Noi abbiamo preferito preservare la storia di questa tipologia di arte. Può essere condivisibile o non condivisibile, noi abbiamo fatto questa scelta, poi abbiamo cercato di parlare tenendo una conferenza con il paese, quindi spiegando ogni passaggio, l'intervento che abbiamo fatto passaggio per passaggio. Io vi metto alcune slide dei particolari, quindi noi abbiamo lavorato proprio su Delta 2 fase 2 perché era ciò che era vista. Questi sono dei particolari di come era prima e l'analisi di come è adesso. Qui siamo io ed Alessandra che facciamo l'intervento. L'intervento è stato monitorato di passo in passo. Se vedete nella foto, nell'immagine in alto, vi è una velina con un pennello. In quel caso era proprio una prova di consolidamento, perché dopo tutto lo studio dell'opera d'arte, quindi che tipo di tecniche avevano usato gli artisti, che tipo di preparazione, perché noi abbiamo scoperto che il problema principale di quell'opera era la sua preparazione, che era completamente decoesa, quindi il nostro intervento doveva andare a consolidare quella che era la preparazione, per riagganciare la preparazione al supporto cementizio, in questo caso, dell'intonaco cementizio, e la stessa pellicola pittorica doveva essere riadesa. Questo per dirvi come possono essere molto diversi gli interventi di restauro. Cioè io cerco, sto facendo abbastanza fatica, perché non parlando con tecnici del mestiere, non so, cioè credo di essere abbastanza comprensibile. Però questo è un dibattito forte per i restauratori, perché ci sono alcuni restauratori che dicono: ma no, noi nel restauro dobbiamo ridare anche l'aspetto estetico e quindi ricreiamo esteticamente ciò che manca. Sono proprio filosofie di pensiero. Io amo molto dipingere, ma non amo ricreare esteticamente quello che questo tipo di arte ci ha lasciato. Non lo trovo giusto, non lo trovo corretto nei confronti degli artisti. Molti artisti sono ancora in vita, purtroppo non in questo caso, anche se fase 2 purtroppo è morto a dicembre dell'anno scorso. Quando noi abbiamo fatto l'intervento di restauro, lui lo sapeva, era stato avvisato, era consapevole del nostro intervento. Si era fatto anche una risata, perché ha detto: ah, ma quel pezzo, ma no, ma ci sono cose più importanti. Invece cioè, questo è un pezzo unico, è un pezzo dell'84, sono rarissimi. Cioè lo stesso Kei Wan ci ha detto che neanche a New York, neanche nel Bronx esistono pezzi dell'84. Quindi per noi era proprio un pezzo da preservare, ma da preservare così come gli artisti lo avevano fatto ed è rimasto fino a noi. Io avrei altre cose da dire, ma non so se ne ho più il tempo. Allora, mancano 9 minuti, tra l'altro col webinar siamo abbastanza appunto precisi. Magari chiedo, ovviamente ti ringrazio tantissimo, è veramente molto interessante, anche per noi avvocati è comprensibile comunque il concetto generale, ovviamente, tra preservare e ricreare, da quello che è spiegato. Volevo dirvi solo una cosa su questa slide, slide. Questa slide, che è una slide proprio a microscopio, noi ci siamo portati il microscopio proprio sul ponteggio, ci permetteva di analizzare i colori e il distacco dei colori. Quindi dietro proprio all'aspetto dell'azione, no? Quindi dell'agito, il restauratore che mette mano sull'opera d'arte, c'è tutto lo studio che
a volte è veramente complicato, soprattutto su questo genere di arte, è veramente molto complicato, perché i supporti sono veramente dei più disparati. Diciamo che nell'arte contemporanea è molto più complicato che sull'arte antica, ma è anche molto più divertente. Un'opera è diversa dall'altra, un colore è diverso dall'altro, un colore risponde in modo diverso da un altro. Le preparazioni sono diverse. Cioè, volevo un po' incuriosirvi, no? Cioè, credo che la mia presenza è legata anche a questo. Questo è un lavoro interessante, un lavoro anche faticoso. Spesso siamo sotto le intemperie. Cioè, io ieri ero in esterno su un'autoscala di 20 metri. Ma infatti già il fatto però... che tu possa andare, io soffro di vertigini già, per me sarebbe veramente impeditivo. Infatti stavo male mentre lo raccontavi, pensavo... su una gru, not for me. Sì. Comunque, quindi... cioè, il mio intervento è più o meno questo, volevo parlare della differenza. Credo che anche i colleghi siano contenti del tuo intervento, perché è un intervento ovviamente che copre un altro ambito, ma che comunque parla sempre di competenze e necessità di preservare, cioè di conservare, non distruggere, io uso un termine anche giuridico, ma non tutto è da conservare. Io non sono certo no, ma rispettando, ecco, sei d'accordo, la tua filosofia, certo. Sì, assolutamente. Io volevo chiedere ai colleghi se qualcuno ha qualche domanda, magari ce la facciamo, se volete, o scrivere in chat, o se preferite qualcuno aprire il microfono e fare una domanda. Ho visto tra l'altro che c'è... buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sì? Gian Matteo Rona, prego. Buongiorno, no, volevo condividere con voi, sono stato destinatario di una censura che per fortuna non è andata a buon fine. Oltre ad essere avvocato, sono esponente del FU Turismo, che è un movimento artistico e culturale. Abbiamo portato eventi, anche performance, in giro per l'Italia per 10 anni. E abbiamo realizzato questo murales, che poi purtroppo vi faccio vedere dal telefono, all'interno di un asilo nido. Sì, Elena, dovresti togliere le tue slide. Sì, sì. Non so se lo vedete, ve lo faccio vedere dall'iPhone. Sì. Allora, questo è un murale che abbiamo portato su commissione di una scuola materna all'interno di questo asilo. Porta questa scritta Mondo Futurista, perché è l'imprinting nostro del movimento futurista. Siamo stati tacciati da alcuni genitori di portare addirittura il fascismo all'interno di una scuola materna, perché la parola riecheggiava il futurismo marinettiano. E quindi alcuni genitori pretendevano di cancellare questa scritta dal murale. E io, nelle vesti di avvocato più che oltre che di artista, ho fatto presente che se avessero cancellato quella cosa avrebbero deturpato un'opera d'arte e mi avrebbero in parte anche reso felice, perché avrei conquistato la prima pagina del Corriere della Sera e avrei vissuto del risarcimento. Ecco, per fortuna quella censura non è andata a buon fine, perché al di là del fatto che avevamo rispettato ovviamente la committenza, trattandosi di opera d'arte non poteva in nessun modo essere censurata con una modifica, ovviamente, alla cosa. Ecco, non volevo condividere con voi questo. No, molto interessante. È normale, purtroppo, nei murales e nei lavori in strada, combattere sempre con l'opinione delle persone. Guarda, Natale scorso ho realizzato la Piazza Donne Partigiane per il Comune di Milano. Quando ho presentato il progetto, perché a me non piace presentare i progetti di quello che devo fare, per lo più mi piace anche invitare. Ho presentato il progetto, comunque essendo un dipinto di 3 piani, volevano vedere cosa veniva più o meno. Io avrei disegnato un omaggio alla partigianalia, e la partigianalia è stata uccisa il giorno prima della liberazione ed era incinta all'ottavo mese, quindi ho deciso di ritrarla, visto che nell'iconografia non è mai stata ritratta incinta, avevo deciso di ritrarla incinta. E la volevo nuda non perché volevo esaltare la nudità della donna o fosse qualcosa sfondo erotico, ma semplicemente perché la nudità artistica mi sembra qualcosa di molto bello, e il colore della pelle poi da dipingere a me piace come artista. Quindi
insomma, e ho avuto tutta l'associazione delle donne, non una di meno, contro, perché dicevano che stavo associando la donna a mera maternità. E ad un certo punto gli ho dovuto dire, io vi spiego il concetto, però poi se voi persistete nella vostra idea, ho detto trovatevi un pubblicitario, qualcuno che fa un manifesto come lo volete voi, io sono un artista e devo essere libero di fare la mia idea. Ha detto, se l'interesse è storico e deve essere rievocativo delle donne partigiane, la storia è storia. Questa donna è una donna che ha lottato come partigiana, ha lottato per la libertà, e non è ridurre la donna a quello. La donna è questo, quello e tanti aspetti, ed è anche maternità, quindi un aspetto importantissimo da valorizzare. E secondo me è ancora più forte passare a questo fatto storico di come è stata. E infatti poi alla fine l'hanno capito. E l'hanno... Certo, no, no. Però la cosa grave nel mio caso, ti dirò, che era stato il fatto che i quattro genitori, tra l'altro, che si erano fatti capofila di questa cosa, erano quattro avvocati. Quindi soprattutto, ecco, mettendoci anche dell'ignoranza aggravata, ecco, su questa... Guarda, te lo dico, tra me e te che non ci sente nessuno, tra me e te che non ci sente nessuno, ma gli avvocati è una brutta categoria. Cari, il consiglio dell'ordine è qua apposta. È stato molto interessante, vi ringrazio molto. Sì, io ringrazio i relatori, avrei avuto un sacco di domande da fare, ma non c'è il tempo, anzi meno male che abbia guadagnato quella mezz'ora che credevo non ci fosse, e ringrazio tutti della partecipazione, e torneremo con altri eventi sempre su questi temi, che trovo che comunque siano fondamentali anche per l'avvocato, che non è che deve semplicemente conoscere il codice, ma spazzare con la testa in questo momento è assolutamente fondamentale per muoversi sul mercato, qualunque esso sia. Abbiamo visto anche soprattutto in ambito informatico. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon pomeriggio. Fatemi un sorriso, che vedo delle facce annichilite. Erano tutte annichilite. Va bene, grazie. Vedo sorridere, grazie del sorriso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, grazie mille. A presto. Buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Grazie veramente. Buona giornata, ciao.